tutti dalla Giurista Online. Io sono l'avvocato Mignano ed oggi vi mostrerò i codici annotati con la giurisprudenza di diritto civile e di diritto penale della casa editrice Nil Diritto. Iniziamo con quello che è il codice di diritto penale. Questo è un codice che presenta al suo interno anche quelle che sono le leggi speciali. Già vi dico che in teoria le leggi speciali non dovrebbero essere oggetto di esame, quindi non dovrebbero essere sottoposte in teoria ai candidati delle tracce che prevedono le leggi speciali. Tuttavia, questo potrebbe ugualmente accadere come è accaduto lo scorso anno, e quindi in questo caso può essere molto utile avere un codice che presenti al suo interno anche le leggi speciali. Ora passiamo all'analisi di quello che è questo codice. Questo codice quindi è stato edito dalla casa editrice Nil Diritto a cura di Roberto Garofoli. Allora, come si presenta al suo interno questo codice? Ovviamente questo è un codice che, come tutti, viene ad essere introdotto dalla presenza di una sezione dedicata alla Costituzione italiana, ed quindi viene ad essere così introdotto. Dopodiché vi è appunto la sezione dedicata al codice penale. Come è strutturato questo codice al suo interno? Analizziamo un articolo. Ad esempio, facciamo riferimento all'articolo 378, favoreggiamento personale. Allora, innanzitutto, grazie a questo segnalibro avete la possibilità di non perdere, diciamo, l'articolo di riferimento e quindi potrà agevolarvi comunque sicuramente nella ricerca e nell'analisi della disciplina di riferimento. Ora, guardiamo quello che è appunto un articolo, quindi ad esempio l'articolo 378. Vi mostro un po' come è fatto, diciamo, l'interno di questo codice. Allora, come si presenta? Allora, la norma di riferimento, come si può ben vedere, è riportata in questo specchietto. Questo, diciamo, specchietto evidenziato con questo colore più scuro, che vi permette quindi ad occhio di subito distinguere quello che è il corpo della norma e le note di riferimento rispetto a quello che invece sono le annotazioni sottostanti. Quindi avremo il corpo della norma, quelle che sono delle varie note, quindi ad esempio la numero 1, poi quella che è ad esempio la numero 2, la numero 3, la numero 4 e così via, che sono riportate nel medesimo specchietto e che vanno quindi a chiarirvi eventuali abrogazioni, eventuali modifiche, tutto ciò che comunque dovrete sapere con riferimento alla norma che state comunque analizzando. Al di sotto di questo specchietto, che quindi presenta il corpo della norma in modo comunque evidenziato, troverete quelle che sono, diciamo, dei sottoparagrafi. Quindi un piccolo sommario che viene a riportare quelli che sono i vari sottoparagrafi in cui sono divise e selezionate le massime di riferimento. Quindi, ad esempio, troverete il bene interesse protetto, la nozione, la condotta, il reato presupposto, il concorso nel reato, la consumazione, il tentativo. Ad esempio, le cause di non punibilità di quale all'articolo 384, il favoreggiamento del convivente more occasorio. E quindi voi, in base a quella che è la traccia di riferimento, saprete comunque dove cercare. Questo vi aiuterà tantissimo perché non dovrete sfogliare pagine e pagine, ma sulla base di quella che è la guida degli argomenti principali, voi saprete subito dove cercare. Ad esempio, nel caso in cui ci fosse una traccia che riguarda il favoreggiamento del convivente more occasorio, e quindi abbiamo innanzitutto il paragrafo numero 9 che riguarda proprio le cause di non punibilità,
perché sappiamo che l'articolo 384 si estende al convivente moroxorio. Quindi andiamo innanzitutto ad leggere quindi quello che è il contenuto del paragrafo 9. In particolare, nei sottoparagrafi abbiamo proprio il favoreggiamento del convivente moroxorio 9.2. Quindi andiamo a vedere. Allora, ad esempio, abbiamo il paragrafo, un attimo che lo cerco, allora 7, 8, ecco qui il 9, quindi abbiamo il paragrafo numero 9, quindi cause di non punibilità numero 9 con la sentenza, la massima di riferimento 9.1, cause di non punibilità di quell'articolo 384. Come si può ben vedere è ben distinguibile quelli che sono i paragrafi e i sottoparagrafi perché vengono riportati in grassetto. C'è anche, diciamo, uno spazio, un'interlinea che comunque consente una maggiore visibilità ed inoltre le massime di riferimento sono riportate sempre con il colore, diciamo, un po' più scuro che va ad evidenziare il numero della sentenza di riferimento. Quindi sarà ben visibile sia, diciamo, l'anno che il numero di sentenza. Quando poi ci sono delle motivazioni particolarmente rilevanti, come diciamo ad esempio in questo caso, come si può vedere diciamo un po' nelle varie diciamo massime di riferimento, troverete il grassetto che vi consente quindi con un colpo d'occhio subito di individuare quella che è l'essenza della massima riportata. Volevo, diciamo, inoltre mostrarvi come laddove ci dovesse essere una posizione contrastante rispetto alle massime che avete letto fino a questo momento, avete la possibilità di andare a consultare quello che è il cosiddetto contra qui. Quindi vi riporta ad esempio quelle che sono tutte le massime di riferimento, poi vi porterà a confronta, quindi in questo caso avrete la possibilità di leggere altre massime a sostegno e contra, quindi la possibilità di andare comunque a leggere quelle che sono delle eventuali massime contrarie a quello che può ad esempio essere un eventuale orientamento più recente o maggioritario. Quando troverete delle sentenze particolarmente recenti, queste vengono ad essere evidenziate. Ora cercherò di mostrarvi un caso in cui la sentenza, data la sua, dato, diciamo, la sua, il suo anno di riferimento, risulta essere in evidenza. Allora, un attimo solo che ve lo vorrei far notare, perché questo accade sia con le sentenze pronunciate a sezioni unite, sia con quelle che sono le sentenze che risultano essere particolarmente recenti. Questo è un caso. Come si può ad esempio ben vedere, mentre la sentenza di riferimento dell'anno 2013 presenta, diciamo sì, questa evidenziazione, ma non vi è il grassetto, quelle più recenti, come ad esempio la 2020, presenta il grassetto. Quindi un ulteriore elemento che vi consentirà di individuare immediatamente quella che è la giurisprudenza più recente. E lo stesso criterio viene ad essere utilizzato anche per le pronunce a sezioni unite. Vi continuo a mostrare come è fatta, diciamo, la struttura, come è strutturato questo codice, così che possiate prenderne visione. Ed è qui è proprio un esempio di quello che vi dicevo. Quando ci troveremo di fronte ad una pronuncia a sezioni unite, questa sarà comunque riportata in evidenza anche laddove dovesse essere risalente la sentenza, in questo caso che è del 2007, ma essendo a sezioni unite viene comunque evidenziata per permettervi di individuarla con maggiore facilità. Ora, questo per quanto riguarda quella che è la struttura in generale del codice e quindi delle norme di riferimento, abbiamo poi la parte finale che presenta quelle che sono le leggi speciali, che possono quindi comunque essere comode in sede d'esame e che vi vorrei brevemente diciamo mostrare. La stiamo già sfogliando. Quindi, ad esempio, in questo caso abbiamo gli enti e la responsabilità degli enti, oppure in questo caso abbiamo la circolazione stradale, circolazione
cercherò di mostrarvi anche la circolazione stradale. Questo che stiamo sfogliando è comunque la sezione dedicata alle leggi speciali, ad esempio circolazione stradale. Quindi alla fine del codice troverete questa sezione. Andiamo ad visualizzare e quindi ad analizzare quello che è un elemento molto importante nei codici commentati, ossia quella che è la sezione dedicata al cosiddetto indice analitico. Ho già avuto modo di spiegarvi quello che è l'utilizzo dell'indice analitico. L'indice analitico viene ad essere, viene a riportare quelli che sono, diciamo, delle parole, dei concetti chiave in ordine alfabetico. Nel nostro caso, ad esempio, cerchiamo quindi il favoreggiamento. Andremo quindi nella sezione dedicata alla F. Nella sezione dedicata alla F, ad esempio, troveremo appunto il favoreggiamento e abbiamo favoreggiamento bellico, favoreggiamento personale, favoreggiamento reale. A noi, ad esempio, interessa il favoreggiamento personale, articolo 378, e come potete ben vedere già vi offre uno spunto con riferimento all'articolo 384, casi di non punibilità, e quindi avrete già, diciamo, un suggerimento per un possibile collegamento ed una riflessione. Inoltre, per quanto riguarda quella che è un tema, diciamo, che è molto caldo, soprattutto in prossimità dell'esame, che è il tema delle addende. Allora, coloro i quali abbiano acquistato il codice in libreria potranno gratuitamente ricevere l'agenda recandosi presso la libreria di fiducia. Laddove l'acquisto del codice sia invece intervenuto mediante un acquisto online, in questo caso potrete utilizzare il codice che troverete nell'ultima pagina del vostro codice e quindi registrarvi gratuitamente sul sito shop.inneditore.it nella vostra sezione Il mio account, selezionare la mia libreria ed inserire il codice che troverete alla fine del vostro, scusate il gioco di parole, codice annotato con la giurisprudenza. Quindi questo per quanto riguarda il codice di diritto penale. Il codice di diritto penale in questione ha un prezzo di 94 euro, lo potrete trovare scontato sul sito dell'ANIL Diritto Editore ed utilizzare anche il codice sconto giurista online, tutto scritto in grande, ma vi lascerò tutti i riferimenti, link e codice in descrizione al video. Passiamo velocemente all'analisi di quello che è il codice di diritto civile, che sostanzialmente presenta la medesima struttura, quindi lo sfoglieremo velocemente perché è sostanzialmente identico. Anche questo codice presenta un segnalibro che vi consentirà comunque di tenere, di non perdere all'interno del volume del codice quello che è l'articolo di riferimento. Ed anche qui avremo un codice analitico che presenta la medesima struttura e la possibilità di ricevere le addende sempre con la stessa modalità, quindi o in libreria o registrandosi sul sito dell'ANIL Diritto. Questo codice ha un prezzo di 105 euro e anche in questo caso potrete comunque usufruire del codice sconto giurista online che vi lascerò in commento e quindi in descrizione a questo video. Infine volevo anche, diciamo, mostrarvi gli aggiornamenti contenuti già all'interno del codice a prescindere dall'addenda, questo aggiornato ad agosto 2021, mentre quello di diritto penale aggiornato a settembre 2021.
Volevo inoltre segnalarvi anche un'altra cosa, che questi codici, questi come quelli di altre case editrici, nonostante presentino la dicitura 2021, non sono codici vecchi, non sono codici che sono stati pubblicati a inizio 2021, anzi sono codici che sono stati pubblicati a fine anno e pensati proprio per la sessione di esame 2022, che poi in realtà è 2021, ma inizia nel 2022, che inizierà a breve. Quindi non fatevi ingannare da questo 2021 visto un po' in copertina di tutti i codici, perché sono stati pubblicati a fine 2021 per il 2022. Tant'è vero che verranno ulteriormente integrati dalle addende che sono già disponibili. Se avete domande, potete contattarmi su Instagram, su Facebook, su tutte le piattaforme e qui in commento al video. Se gradite questi contenuti e i video di questo canale, vi chiedo di registrarvi. Per qualunque cosa lasciate un commento e vi risponderò. Un bacio dalla Giurista Online.